La nostra interrogazione riguarda la ex ferrovia centrale Umbra, che attraversa quasi integralmente la regione dell'Umbria e che necessita di urgenti lavori di messa in sicurezza e di potenziamento. L'abbiamo interrogata in proposito l'8 marzo del 2016 e lei ci aveva risposto che per darci risposte su tempi e investimenti relativi a questi lavori avremmo dovuto aspettare il completamento della fase di progettazione e dell'analisi di fattibilità. Noi oggi le chiediamo questo, sono passati 6 mesi e quindi le chiediamo questo aggiornamento sulla progettazione, sull'analisi di fattibilità e sugli investimenti e i tempi che sono diventati veramente urgentissimi per la messa in sicurezza e per il potenziamento di questa linea. Grazie. Grazie onorevole, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Rio ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie onorevole. Come lei sa, la collaborazione tra Rete Ferroviaria Italiana e la Regione Umbria si inserisce in un contesto di indirizzi che il Ministero ha dato di maggiore collaborazione tra le reti regionali e le reti nazionali, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza. A tal fine abbiamo stanziato 300 milioni, proprio perché pensiamo che un investimento sulla sicurezza dell'intera rete regionale, sull'interoperabilità, sia necessario in questo Paese che ha vissuto una stagione di federalismo che ha determinato grandi squilibri. Per quanto riguarda le fasi di collaborazione tra RFI e Umbria TPL e Mobilità, è stato definito un piano di interventi in due distinte fasi. Nella prima fase, che durerà 4 anni, è stato richiesto un finanziamento di 51 milioni. La Regione Umbria ha presentato un piano che prevede l'installazione del sistema controllo marcia treno, quindi sistema di sicurezza, i lavori sull'armamento per 50 chilometri di linea e i lavori sugli impianti di segnalamento e telecomunicazioni. Quindi questo primo piano, 51 milioni, 4 anni. Seconda fase, adeguamento sulla restante parte di linea. Secondo il progetto di fattibilità sono necessarie 150 milioni di euro per completare tutto lo schema. In tale ambito la Regione Umbria ha approvato uno schema di accordo che appunto è propedeutico all'inserimento dell'infrastruttura stessa nel perimetro dell'infrastruttura nazionale, un esempio che stanno seguendo anche le altre regioni. Insieme all'attuale gestore della rete, la Regione Umbria sta aggiornando anche lo studio di fattibilità sulla base delle ultime prescrizioni dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, poiché, come lei sa, abbiamo accelerato l'acquisizione di 1.800 chilometri sotto la responsabilità dell'Agenzia Nazionale Ferroviaria, e quindi si sta rivalutando e attualizzando le previsioni sui tempi che le ho detto, sul necessario fabbisogno, e quindi alla fine saremo in grado di individuare anche dopo queste ultime varianti le coperture disponibili per tutti gli adeguamenti previsti. Grazie. Grazie Ministro, ha facoltà di replicare la deputata Galgano. Prego, onorevole. Grazie Ministro, esprimo soddisfazione perché dall'ultima interrogazione le cose sono andate avanti, però esprimo anche preoccupazione perché 4 anni per fare determinati interventi, stando la situazione, sono veramente troppi. Io le segnalo che la tratta Città di Castello Umbertide è ancora chiusa e che negli ultimi giorni la velocità sulla ferrovia centrale Umbra causa problemi di sicurezza, mancata adeguamento agli standard di sicurezza, è scesa a 50 km orari. Quindi noi le chiediamo di fare tutto il possibile perché quello che lei ha detto in finale e che ci